la linea tranviaria così come è stata progettata ha tutta una serie di lacune, peraltro confermate dal nostro esperto alle tranvie, ingegnere Mantovani, e che quindi abbisognava sicuramente di una strategia. Come ben sapete, a seguito di colloqui intercorsi con i funzionari del Ministero delle Infrastrutture, ci è stato chiarito che comunque il ciclo di vita utile del tram non era ancora completato e pertanto in qualche misura dobbiamo mantenere in vita questa linea tranviaria. Allora l'idea è quella di intervenire in maniera importante circa la linea tranviaria. Stiamo ragionando su tre macro aree, due delle quali già sono ampiamente finalizzate. Mi riferisco alla Cura del Ferro, che prevede interventi divisi per il materiale rotabile per circa 6 milioni di euro e per le infrastrutture di base per circa 4 milioni di euro. Un'altra linea di intervento deriva da fondi extra bilancio che prevedono circa 25 milioni di euro e che riguardano sostanzialmente quelle che sono le aree di contorno alla linea tranviaria, quindi mi riferisco più alla parte urbana che non alla linea in quanto tale, perché come sapete in molte aree della città dove è passata la linea tranviaria si è assistita a una depauperazione urbanistica importante, vedasi Cortina del Porto, vedasi Provinciale, quindi in queste aree ci saranno gli interventi massicci.